Questo video lo stiamo registrando di mattina, quindi se ci vedete assonnati è semplicemente per questo motivo. Mamma mia, che show. Salve a tutti e benvenuti nel nostro canale In Sport. Oggi per la nostra rubrica Kinecticut Lab parleremo del piede piatto. Che cos'è, come si identifica e perché può dare problemi a lungo andare. Vai. Buongiorno a tutti. Il piede piatto, fondamentalmente che cos'è, che cosa non è e che cosa fa? Che cos'è il piede piatto? È un appiattimento dell'arco mediale del piede, quindi quella linea immaginaria che va dalla tuberosità calcaneare alla testa del primo metatarso, quindi del primo dito del piede, del pollicione, dell'alluce. Quest'arco appunto viene appiattito. Perché si appiattisce? Il piede piatto può essere congenito, quindi ereditario, diciamo così, quindi uno ce l'ha dalla nascita, oppure le cause fondamentali sono due: sovrappeso, eccessivo, troppo, molto, assai, oppure un cedimento proprio dei muscoli cavizzanti, quindi di tutte le strutture cavizzanti del piede. Porta problemi questo benedetto piede piatto? Cioè, nel senso, la maggior parte delle persone non sa nemmeno di averlo sto benedetto piede piatto, perché non porta dei problemi esagerati. Quindi ci convive benissimamente tutta la vita e non se ne accorge, semplicemente non lo sa. Tant'è vero che una volta, quando c'era la obbligatoria, poi si facevano i vari concorsi, no, carabinieri, si diceva: no, tu non sei idoneo perché hai piede piatti, e quello lì rimaneva: come piedi piatti? Non li ho mai avuti i piedi piatti. Perché fondamentalmente non aveva mai avuto problemi, che di solito comunque questi problemi sono dolori a livello proprio dei piedi, delle caviglie, delle ginocchia, delle gambe, e poi ci sono delle curve compensative anche nella colonna vertebrale, si possono avere nei casi comunque più gravi. Ma comunque, diciamo che la maggior parte delle volte, queste povere persone hanno i piedi piatti, non lo sanno, ci convivono benissimo, molto bene, anche perché, abbiamo detto, congenito, quindi magari ci sono la madre e il padre che hanno piedi piatti, fanno sto benedetto figlio, il figlio ovviamente nasce con i piedi piatti, non l'ha detto, ma nasce con i piedi piatti, ed è una cosa per loro normalissima, non lo sanno, cioè sto bambino non lo sa, fondamentalmente problemi non ne ha, la maggior parte delle volte non ne ha. Se si hanno dei dolori comunque a livello delle caviglie o delle ginocchia, è sempre meglio andare da uno specialista. Questo specialista che cosa ti va a fare? Una baropodometria, fondamentalmente. Quindi si vede come scarica il peso, che poi la baropodometria è giusto farla sia in statica che in dinamica. Sì. Il trattamento la maggior parte delle volte è conservativo. Quindi è necessario... sono necessari dei trattamenti fisioterapici e l'applicazione di un'ortesi plantare, quindi della famosa soletta. L'ortesi plantare è una soletta. Purtroppo quando si sente parlare di baropodometria oppure ortesi plantare, mamma mia, chissà cosa facciamo. La baropodometria, che cos'è? Sarebbe praticamente l'avevi detto pure tu prima, è la visione, ecco, tramite un macchinario speciale, comunque particolare, il baropodometro, che serve per vedere esattamente dove scarica il peso. L'ortesi plantare, che cos'è? Una soletta. Però bisogna utilizzare termini tecnici, renderli facili, però... È una soletta. Dietro quella soletta comunque ricordiamo che c'è il lavoro del podologo, del tecnico ortopedico, del posturologo, del fisioterapista, del kinesiologo. Quindi non è una soletta proprio come quella che si va a comprare nel supermercato perché sono consumate le solette delle scarpe. No, assolutamente no. È qualcosa di molto più complesso, che è fatta su misura, comunque con degli esami specifici. È una cosa fatta per ad hoc, per bene. Quindi quando quella soletta la andate a pagare un tot, sappiate che dietro quel tot c'è tanto lavoro e soprattutto c'è la vostra salute.
quello è il discorso. Anche perché, l'abbiamo pure accennato prima, possiamo partire da alcuni disturbi alle caviglie, alle ginocchia o comunque al piede stesso. Sì, perché fondamentalmente magari la persona non ha mai avuto problemi, poi andando avanti con l'età oppure magari cambia, sta persona cambia lavoro, ha sempre fatto un lavoro sedentario, all'improvviso va a fare un lavoro non sedentario e sente dolori. Dice: come mai sento dolori? Magari all'inizio dice: vabbè, perché ho cambiato lavoro. Questi dolori, andando avanti nel tempo, si fanno sempre più acuti. È normale che la domanda deve sorgere spontanea. O anche, per esempio, può cambiare anche attività sportiva. Magari, che ne so, uno che faceva tiro con l'arco, ipoteticamente, ma si butta alla pesistica, naturalmente questo... è un problema. Diciamo che le attività sportive consigliate per una persona con questo tipo di problema sono quelle che diciamo riducono o eliminano l'appoggio plantare, quindi magari la corsa, ecco, non è proprio indicata, specie se si sta facendo il trattamento con l'ortesi e con le sedute di fisioterapia. Piuttosto è consigliato nuoto oppure ciclismo. Il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, vi invito come al solito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e mi raccomando attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Io vi auguro sempre un buon allenamento e un saluto da InSport. Ciao!